Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci. Un ciao a tutti gli ascoltatori per questa nuova puntata. Siete sintonizzati su Radio Dreamland e state ascoltando la trasmissione Scienza di confine. Allora, io sono Gianluca Roggero e sono qui in compagnia di, come sempre, del mio collega Roberto Garosci. Ciao Roberto. Ciao Gianluca, ciao a tutti gli ascoltatori. Bene, Roberto, oggi abbiamo un argomento molto particolare, non che siano non particolari gli argomenti di cui trattiamo in generale, ma questo a mio avviso è davvero un settore un po' scottante. È davvero inquietante. Un po' spesso, via. Esatto, un certo spessore anche per certi versi mette un po' i brividi, perché parleremo delle morti misteriose che sono collegate al fenomeno UFO. Certo, assolutamente. Un bel argomento. Esatto, e sembra che non sia un argomento da poco. Si tratta di eventi che molto più frequenti di quello che si può pensare, uno può immaginarsi che siano eventi sporadici. Sembra di no. Sono storie caratterizzate spesso da risvolti oscuri, coincidenze poco chiare e purtroppo spesso, come vedremo, concluse drammaticamente per le persone. Le persone consideriamo testimoni di avvistamenti, ricercatori, studiosi del fenomeno, spesso coinvolti in qualche indagine scomoda. E alcuni di questi anche particolarmente famosi. Ci sono persone che con incarichi importanti che rivestivano o avevano rivestito ruoli di altissimo livello, sia governativo, militare che mediatico. Per capire l'entità della questione, la rivista Saucer News, sul numero 72, diceva che da un breve sondaggio si poteva constatare che soltanto nel 1967 in tutto il mondo si erano registrate ben 137 morti per incidenti o per cause naturali, malattie collasse, di persone coinvolte o collegate col fenomeno UFO. Quindi un fenomeno davvero molto rilevante, che uno non si immaginerebbe. E abbiamo degli esempi davvero significativi. Possiamo iniziare questa carrellata con un paio di nomi. Per esempio, adesso abbiamo qui Waveney Girvan, questo è stato direttore della rivista inglese Flying Saucer Review, e soprattutto questo è stato stroncato da un improvviso attacco cardiaco nel 1962, e dicevo soprattutto, questo è un nome davvero importante che Roberto conoscerà sicuramente, che è Edward J. Rappelt. Certo. Edward Rappelt è un membro dell'Air Technical Intelligence Center presso la base aerea di Wright-Patterson nell'Ohio, e questo è un nome molto famoso, Wright-Patterson, perché questa base fu il quartier generale di dei progetti di studio sugli UFO, a cominciare dal Project Cygne, che fu quello che iniziò l'era delle indagini ufficiali da parte dell'USAF, che fu, diciamo, compreso tra il 47 e il 48, e il successivo Project Grudge del 49 e il 51. Ma soprattutto Rappelt fu il capo, cioè il direttore, del famosissimo Project Blue Book. Quindi il nome di Rappelt è proprio legatissimo col Project Blue Book. Tra l'altro il nome stesso fu proprio scelto da Rappelt. E l'attività di Rappelt è molto importante per collegarla all'argomento di cui stiamo parlando oggi. Scusa Gianluca, forse anche due parole sul Blue Book, perché magari non tutti conoscono la portata del... Sì, il Project Blue Book è semplicemente il proseguo di questi progetti. Cioè, diciamo che l'USAF cominciò le ricerche ufficiali con il Project Cygne nel 47, proseguì col Project Grudge nel 49, finì nel 51, e il Project Blue Book fu poi l'ultimo progetto, quello che poi portò al rapporto Condon del 69, che chiuse poi ufficialmente, ovviamente, le indagini ufficiali da parte degli enti ufficiali, quindi in questo caso dell'USAF, dell'aeronautica militare. E una cosa importante è che Rappelt costituì un vero cambiamento a livello di indagini, perché
perché Rappert razionalizzò tantissimo il metodo con cui i casi di avvistamento di UFO venivano descritti, proprio ai fini di rendere le testimonianze meno ridicole agli occhi dei superiori, che invece era quello che era, diciamo, l'imprinting che era stato dato soprattutto dal Project Grudge. Grudge in inglese vuol dire broncio, quindi per capirci l'atteggiamento che invece c'era da parte invece di quel tipo di assetto, no? A livello di indagine. E diciamo che cercò moltissimo il consiglio e il sostegno di esperti, di scienziati, quindi fece, introdusse a livello proprio di ricerca anche l'apporto di esperti, di scienziati, curò moltissimo i rapporti con i giornalisti e incaricò il Battelle Memorial Institute di creare un questionario e fu il primo a informatizzare i dati raccolti. E grazie a questa procedura l'Istituto Battelle ha potuto proprio effettuare un grande studio statistico sui casi UFO, studiate l'USAID Force. E questo studio è proprio conosciuto come Project Blue Book Special Report numero 14. Nel 1956 Rappert arrivò a pubblicare un libro famosissimo, Report on Unidentified Flying Objects, rapporto sugli UFO praticamente, che era basato proprio su tutte queste sue esperienze. E, nel suo libro Rappelt, questo è un dato interessante, parlò proprio del Project Grudge e parlò di come il Project Grudge invece avesse avuto proprio uno scopo di insabbiamento e in pratica fece emergere come in realtà dietro questo atteggiamento c'era proprio la volontà di sbarazzarsi del fenomeno degli UFO in maniera molto sbrigativa. Quindi egli invece rivelò addirittura anche l'esistenza di documenti e studi riservati, tra cui il giuri Robertson. Roberto, non so se te lo ricordi, la famosa commissione Robertson, che decretò che quanto fosse importante attuare una politica di cover-up, sì. Perché era molto pericoloso far sapere alla gente che, non so, il fenomeno degli extraterrestri, degli UFO, magari era una realtà. E nella parte finale del libro Rappelt dichiarò di essere convinto della reale esistenza degli UFO e concluse il libro con questa frase: può darsi che la Terra sia visitata da astronavi interplanetarie, solo il futuro ce lo chiarirà. Purtroppo però nel 1959 cambiò completamente rotta. Rappelt sembra che avesse promesso delle rivelazioni inquietanti, ma incredibilmente, al momento di rendere pubbliche queste accuse anche, no, nei confronti della cover-up, cambiò completamente opinione. Addirittura si mise ad asserire che l'ufologia era solo una cozzaglia di stupidaggini. E non pochi a questo punto intravidero che probabilmente era stato spaventato davvero molto da qualcuno. E qui si comincia a mettere già in moto il meccanismo degli uomini in nero, cioè la citazione degli uomini in nero. Sta di fatto che Rappelt morì in California per un attacco cardiaco in circostanze non particolarmente chiare nel 1960, all'età però soltanto di 37 anni. Un altro caso molto famoso, che Roberto sicuramente anche questo lo conoscerai, è quello di James McDonald. Lo conosci? Sì, sì. Hai studiato? Come no? Allora, James McDonald fu un fisico, quindi era uno scienziato, un fisico dell'atmosfera. Nel 1954 assistente di meteorologia all'Università dell'Arizona, nel 1957 professore di meteorologia, fu addirittura chiamato a far parte del Comitato per le risorse idriche e del Comitato per i cambiamenti del clima. Pare che come fisico dell'atmosfera McDonald addirittura si fosse schierato contro lo sviluppo dei trasporti aerei supersonici, pensate, già allora, perché temeva che potessero provocare danni allo strato di ozono. A un certo punto McDonald cominciò a interessarsi di ufologia, sembra in occasione di un suo avvistamento che avvenne nel 1954. Comunque McDonald operò tutta un'attività di anti-cover-up, cominciò già nel 66 cercando di andando nella base USAF di Dayton per cercare di raccogliere rapporti di osservazioni UFO.
Nel mese di ottobre dello stesso anno tenne un discorso pubblico sugli UFO nel corso di un'assemblea scientifica importante, l'American Meteorological Society, e arrivò ad affermare che la comunità scientifica avrebbe dovuto studiare questi casi sconosciuti e criticò tantissimo l'USAF per il modo superficiale con cui trattava i casi ufologici. Nel 67 si recò alla base di Wright-Patterson per prendere visione degli archivi del Project Blue Book e si convinse proprio che l'USAF stava trascurando l'evidenza degli UFO. Criticò tantissimo in una conferenza stampa l'operato della commissione Robertson, addirittura arrivò a accusare il famoso Hynek di essere connivente con questo fatto. Tant'è che poi Hynek, sappiamo, si pentì, no, di questo suo atteggiamento. Sta di fatto che la posizione in campo ufologico, anche questo suo carattere molto scontroso, molto diretto, piano piano lo condussero ad un isolamento sia in ambito professionale e anche da parte dei ricercatori ufologici. E questo ebbe dei riflessi molto negativi nel suo matrimonio. Praticamente cominciò a soffrire di depressione e alla fine, in parole povere, lo trovarono nel mese di giugno del 1971, una famiglia che era di passaggio vicino a Tucson scoprì presso il ponte del Canyon de Oro il suo cadavere. E quindi probabilmente suicida, perché vicino venne trovata una rivoltella calibro 38 e sembra una lettera che conteneva propositi di suicidio. Comunque anche qui circostanze misteriose. Circostanze molto misteriose le abbiamo anche con quello che potremmo definire il primo caso di morte misteriose. Questo è un caso veramente molto interessante. Cerchiamo di approfondirli un po'. In realtà abbiamo una lista lunghissima di queste morti, però queste sono quelle che possiamo ritenere un po' più interessanti. E questa riguardò niente meno che James Forrestal. James Forrestal, lo ricordo, fu il primo segretario di Stato della Difesa. Fu proprio quello che istituì la commissione d'inchiesta di cui abbiamo parlato prima, il Project Cygne, e sta di fatto che dopo la guerra, quindi in occasione quindi dell'era ufologica, nel 1948 il servizio segreto cominciò a iniziare tutta una serie di indagini nei confronti di Forrestal. Sembra che questo Forrestal fosse diventato davvero molto diffidente. Ogni qualvolta addirittura il portone veniva aperto, suonava il campanello, sbirciava di nascosto. Insomma, entrò in un meccanismo di depressione, di paranoia. Infatti anche gli amici cominciarono a fare dei commenti strani. Qualcuno anche qui, Roberto, tiriamo di nuovo in ballo il discorso dei Men in Black, perché era convinto Forrestal che qualcuno lo seguisse. Sa di fatto che a un certo punto Truman, che era il suo capo praticamente, lo estromesse dagli incarichi, perché arrivarono alla conclusione che soffriva prima di un crollo psichico. Forrestal il 2 aprile del 49 fu trasportato al Bethesda Hospital e qui, in circostanze misteriose, si suicidò. Tra l'altro è un fatto strano che venne portato al 16° piano, quando, siccome c'è tutta una storia relativa, adesso tagliamo corto, quindi per amor di brevità non ve la raccontiamo, ma una storia relativa al fatto che c'erano stati altri tentativi di suicidio. Comunque un soggetto così depresso era nei protocolli di non farlo andare al 16° piano, mentre qualcuno, non i medici, ma qualcun altro fece pressione perché fosse portato proprio al 16° piano. Sta di fatto che nel mese di maggio, il 22 maggio, nella notte tra il 21 e il 22 maggio, Forrestal si lanciò. Sembra che si fosse legato un cappio al collo, uno al termosifone, si sia lanciato dal 16° piano. Comunque è una storia molto strana e molto controversa. Tra l'altro una cosa che è importante da dire, che Forrestal aveva dei documenti, aveva un diario che fu requisito nel momento in cui venne internato nel Bethesda Hospital psichiatrico.
Ora, molti conoscono il Majestic 12. Tu, Roberto, te lo ricordi il Majestic 12? Sì, sì, questo ve lo ricordo per un semplice motivo, perché dopo accenderò qualcosa sul Majestic 12, perché ho sconfinato anche nel tuo campo. Ok, per capirci, l'MJ-12 è un gruppo segretissimo di studio che venne costituito nel 1947 dal presidente degli Stati Uniti, guarda caso proprio Truman, in seguito all'evento famoso dello schianto del disco volante avvenuto a Roswell. Ora, tra i 12 figure che appartenevano al Majestic 12 era proprio James Forrestal, anzi addirittura sembra che uno di quelli che caldeggiò, diciamo, l'istituzione di questo gruppo. E sembra che appunto Forrestal abbia compilato questo diario segreto in cui registrò tutti questi strani eventi occorsi a Roswell. Probabilmente Forrestal aveva intenzione di rivelare la verità sugli alieni al congresso o al popolo americano, magari in una conferenza stampa, questo non lo possiamo dire. Sappiamo che però non poté farlo proprio perché forse è stato suicidato da qualcuno. Quindi magari possiamo poi riprendere il discorso in un'altra puntata, perché ci sono tantissimi casi di questo tipo qua che possono essere approfonditi e valutati. Quello che è importante è che bisogna tenere vivo questo argomento, e come mi ricordo sentivo spesso dire a Giancarlo Barbadoro, il nostro fondatore di Radio Dreamland, per non dimenticare. Ok, quindi a questo punto ci fermiamo per l'intermezzo musicale e ci sentiamo dopo. Radio Dreamland. Share the vision. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Is turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shot. I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain and roses, making my way away. 'Cause I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain and roses, making my way away. My way to you. Last dime. Oh, I'm still alive. I'm like a son that was raised without a father. I'm like a mother barely keeping it together. Oh, I'm still alive. Am I?
Dreamland. Share the vision. E quindi bentornati, benvenuti per la seconda parte. Questa puntata stiamo veramente affrontando una tematica assolutamente degna dei migliori gialli, perché qui abbiamo parlato di ufologi, abbiamo parlato di gente interessata agli UFO negli anni dal 50, diciamo, fino agli 80, 90 e anche di più, gente che comunque in qualche modo interessata, in qualche modo anche, se vogliamo, in vista, è stata eliminata. Allora, a tal proposito, Gianluca, come tu ben sai, io guardo sempre tutto quello che è successo in passato. In passato non è che io avevo dei casi da Men in Black da proporre oggi in trasmissione, si trova molto poco. Però, combinazione, ho inciampato su questo caso di Kennedy, che mi ha particolarmente attratto, sia per il tipo di personaggio, ma sia anche per la ridondanza che questa storia ha avuto nel corso del tempo. Poi ovviamente io la cito, ne parlo, ma sta poi ai nostri ascoltatori prendere ogni giudizio di merito. Comunque è stato fatto che il 22 novembre del 63 l'allora presidente degli Stati Uniti Kennedy avrebbe dovuto tenere il famoso discorso al Trade Mart di Dallas e fu ucciso mentre sfilava con la folla, con la sua auto. Di fianco c'era la moglie di Jacqueline. È un filmato che ha contraddistinto anche un po' della nostra storia, no? Nel nostro passato abbiamo visto tanti tanti filmati che parlavano di questa e trasmettevano questo omicidio in diretta, se vogliamo. Fu solo quindi l'atto di un folle, oppure esistono altre terribili verità dietro questo omicidio che sconvolse un po' quello che era l'equilibrio di quel momento a livello mondiale, perché era totalmente inatteso. L'anno prima, e qui c'è un primo collegamento, il primo agosto del 62 veniva trovata uccisa nella sua villa di Los Angeles l'attrice Marilyn Monroe, che proprio prima con John e poi col fratello Robert hanno intrattenuto delle relazioni un po' hot, scomode, un po' di tutti i tipi, insomma. La frequentazione incominciò addirittura nel 1954, si incontravano come clandestini al Carlyle Hotel di New York ed erano comunque due personaggi già abbastanza in vista, ma parrebbe che nel corso della sua relazione con l'attrice Kennedy le rivelò inopportune e moltissime informazioni top secret riguardanti proprio il panorama politico mondiale e soprattutto la questione degli UFO. Nel 1994 un investigatore privato di Los Angeles, tale Millo Spiriglio, ottenne una copia di ciò che appare in un documento della CIA che sarebbe stato redatto nel 62 ad agosto, ovvero due giorni prima della morte della Marilyn. In tale documento si sarebbe parlato di un'intercettazione telefonica tra la giornalista Dorothy Killian e il suo amico intimo di Hollywood. In tale conversazione si parlò dell'imminente rottura tra Monroe e la Kennedy e il fatto che l'attrice stava minacciando di raccontare tutti i segreti del presidente che le aveva confidato. In primis la questione degli UFO, dei viaggi del presidente in una base segreta americana per visionare oggetti venuti dallo spazio. Quindi qui, secondo questo tipo di inchiesta che è stata fatta, abbiamo Roosevelt con Lima, col tempo e col viaggio di Kennedy in quel periodo lì, perché siamo lì. La Killing,
che non fu troppo sorpresa di fronte a tali rivelazioni, rispose che conosceva il motivo di una visita di questo tipo da parte del presidente, e cioè in una base segreta che nascondeva i resti dello schianto, appunto nel New Mexico nel 1947. Già nel 1955 la Kilgan aveva pubblicato un articolo che fece scalpore, Flying Saucer, dischi volanti, in cui veniva divulgata un'operazione dei servizi segreti britannici che praticamente riguardava il recupero di un disco volante del suo equipaggio. Non so se questo tu, Gianluca, ne sapevi qualcosa. La fonte disse che un ufficiale britannico che sarebbe voluto restare in incognito, praticamente il governo britannico occultava un rapporto ufficiale sulla verifica degli avvistamenti UFO, forse per evitare uno stato di panico nella popolazione. Quindi abbiamo da una parte l'Inghilterra e dall'altra l'America unite in quello che anche tu dicevi prima, che era già quello che era già partito, la cover up sul fenomeno UFO. Poi il 1 agosto del 62 la Marilyn Monroe fu trovata in uno stato di semicoma nella sua villa a Los Angeles per aver assunto una dose assai massiccia di barbiturici. Ma l'arrivo dell'ambulanza ci fu solo troppo dopo 3 ore e mezza, e quindi i paramedici che le somministrarono l'ossigeno, e sembrava che lei si stesse riprendendo da quel semicoma in cui era caduta, mentre si appestavano per portarla in barella all'ospedale, si presentò il suo psichiatra, il professor Grison, che, fra lo stupore dei paramedici, gli fece un'iniezione intercardiaca con tale violenza da spezzarle fino a una costola, e la Marilyn spirò. Sai quando prima dicevi quelli che morivano di infarto? Ecco, mi sembra che in questo caso ci possa essere qualche tipo di collegamento. Nel certificato di morte firmato da questo dottor Thomas Noguchi si attesterà che la morte fu causata proprio per l'effetto di questa iniezione. Nelle camere della morgue fu trovato un diario dove l'attrice puntava tutto, conteneva con molta probabilità numerosi segreti e parrebbe anche quelli relativi alle rivelazioni che le aveva fatto il presidente sugli UFO. Il diario fu preso proprio in custodia da questo dottore, riposto in cassaforte, ma il giorno dopo sparì. E quindi, sparito il diario, sparì tutti quelli che potevano essere seguiti, i segreti conservati sopra. Che Kennedy fosse al corrente della questione UFO sembra comprovato da numerosi documenti non più top secret di alcune interessanti testimonianze, perché poi tra il 90 e il 2000 e anche forse fino al 2010 l'FBI ha desecretato un sacco di documenti, anche la CIA, per cui lì ci sono degli appassionati che hanno cominciato a ricostruire delle storie. Una di queste è quella di Bill Holden e risale alla primavera del 63. Allora Holden era il capocarico dell'Air Force e mentre viaggiava con Kennedy discorrendo con lui in merito ad una conferenza sugli UFO tenutesi a Bonn in Germania, gli chiese: ma presidente, lei cosa ne pensa degli UFO? Il presidente si è fatto scuro in volto e risponde: io vorrei parlare al pubblico della questione UFO, ma ho le mani legate. E questo parebbe che ci sia in qualche documento segretato che è saltato fuori alla luce. Cioè veramente, se questa è la realtà delle cose di allora, ci sarebbe da fare veramente un film su questo argomento. Il rapporto firmato invece da Allen Dulles, l'allora direttore della CIA, siamo nel 61, il 5 novembre, si parla invece esplicitamente delle intercettazioni di UFO da parte dell'aviazione degli Stati Uniti, del famoso Project Blue Book che tu hai citato, e di come il Majestic 12 intraprendesse alcune attività di sviluppo tecnologico per lo sfruttamento dell'energia atomica fin dal 1954. Proprio in quel periodo sembrava ci fosse un vero e proprio braccio di ferro tra Kennedy e la CIA, che iniziò proprio con la destinazione di Dulles da direttore della CIA. Era noto infatti che il presidente non era sulla stessa linea di intenti dei dirigenti dei servizi segreti, tant'è che un giorno dichiarò: lo stesso ufficio del presidente viene usato per sovvertire i diritti dei cittadini ed è il mio dovere renderlo noto. Da un memorandum scritto da Kennedy il 12 novembre del 63, 10 giorni prima del suo assassinio, indirizzato al direttore della CIA, l'allora James Angleton,
avente per oggetto il riesame della classificazione di tutti i files del reparto spionaggio UFO riguardante la sicurezza nazionale. Se vince la volontà di Kennedy di divulgare ad una più ampia cerchia di funzionari di governo e quindi in seguito al popolo, la verità sugli oggetti volanti. Inoltre il riesame dei dati, cito il documento, avrebbe coinvolto anche la NASA, quindi c'erano tanti vertici coinvolti. Sempre nel 12 novembre del 1963, un altro documento indirizzato a James Webb, che era l'allora amministratore della NASA, il presidente spiegava come gli Stati Uniti si dovessero impegnare a portare avanti un programma di esplorazione spaziale congiuntamente con le autorità sovietiche. Nonostante non ci fossero riferimenti espliciti ad oggetti volanti alieni, poteva sembrare quantomeno strana una collaborazione di questo tipo fra le due superpotenze mondiali, immaginando com'era il periodo, quello della pre-guerra fredda, o eravamo già lì, o eravamo già in... Comunque, diciamo che erano due potenze che sarebbe stato impensabile vederle impiegate in questo tipo di ricerca, insieme. Invece sappiamo con certezza, da un'intercettazione di una linea calda, appena 20 giorni dopo la morte di Kennedy, tra il nuovo presidente degli Stati Uniti, quindi Lyndon Johnson, e il premier russo Nikita Khrushchev, che tra gli Stati Uniti e la Russia si era stabilito un certo contratto per poter eventualmente affrontare insieme il problema UFO. Johnson diceva, più avanti il premier russo diceva, anche noi pensiamo che gli UFO siano un argomento di massima importanza per la sicurezza della nostra collettività. A riprova di quanto detto, John Lear, pilota aeronautico e ex agente CIA, noto in ambiente ufologico per le sue relazioni su Majestic 12, fu contattato da un ufficiale della Marina USA, Milton William Cooper, che raccontò di aver visionato personalmente i documenti militari sugli UFO. Cooper poi nel 1988 è stato allontanato dall'ambiente militare per aver divulgato informazioni coperte dal segreto militare. A 2 anni dall'assassinio Kennedy, la Killigan, di cui abbiamo parlato prima, intervistò nella sua cella Jack Ruby, l'uomo che eliminò Lee Harvey Oswald, no? Quello che gli ha sparato, il presunto omicidio. Dopo l'intervista, la Killigan si mise in contatto con il suo fidanzato, un certo Johnny Ray, per dirgli che aveva tra le mani uno scoop incredibile, ma che non poteva parlarne al telefono. Venne trovata morta nel suo appartamento di Los Angeles la mattina dopo, il 5 novembre del 65, uccisa da una miscela letale di alcol e barbiturici. Jack Ruby morì di cancro in prigione ancora prima che iniziasse il processo. Quindi la cosa che interessante, che assume veramente i contesti di un giallo, e di vedere come dal discorso di Marilyn Monroe alle rivelazioni ricevute dal Presidente, al fatto che il Presidente sia stato eliminato quando voleva comunque divulgare le informazioni di cui era entrato in conoscenza dai vertici a tutto il mondo, o comunque a una larga pletora di individui, c'è veramente di che fare un libro o un giallo. La cosa che mi sembra un po' strana è che su questa cosa qua, per esempio, non è stata fatta nessuna cover up, mentre ci hanno, nel corso del tempo, guarda X-File, no? La serie X-File, dove c'è proprio Majestic 12, è lì, ti ricordi, no? L'uomo che fuma e quant'altro, che hanno l'espressione dei Men in Black. Su questo argomento qua, di questi anni scomodi, non c'è mai stata nessuna cosa che ne abbia mai parlato. Ma perché cito questa cosa? Perché spesso tante serie che sono uscite proprio perché... per mettere in risalto una sorta di verità, ma nel contempo stesso coprirla, quindi fare un discorso di debunking e cover up su tanti argomenti. Bene, a questo punto praticamente il discorso su questo episodio sarebbe finito. Io parlerei però anche un po' anche dell'aspetto storico, legato invece più a quello che è successo in epoche antiche. E ne ho già parlato anche nelle trasmissioni precedenti, qualche volta ne ho parlato. Mi riferisco al discorso della caccia alle streghe, quindi a quello che può essere tutto il discorso della Sacra Inquisizione, no? Che la Sacra Inquisizione praticamente ha spadroneggiato, mica solo in Spagna, in tutta Europa,
praticamente tra il 1450 e il 1750. Si contano in quei 300 anni circa 100.000 vittime, quindi insomma non sono certo numeri piccoli. Poi anche lì ci sono delle credenze popolari che fanno pensare che magari siano per esempio tutte streghe. In realtà nel nord Europa la Sacra Inquisizione ha fatto fuori anche tanti quelli che potevano essere chiamati stregoni o che magari non lo erano, però in ogni caso ci sono stati tantissimi morti. Questi morti erano collegati tutte a, diciamo, interrelazioni tra le vittime, quindi streghe o stregoni, con il diavolo. Del diavolo abbiamo parlato nella settimana scorsa, come questi potevano essere in qualche modo collegati anche a degli esseri che potevano essere extraterrestri, ma in quell'epoca se ne poteva parlare solo come un altro tipo di entità che non poteva essere legata sicuramente al mondo degli alieni. E un altro discorso invece riguarda quello che ci hanno lasciato le pitture rupestri. Ce ne sono due che mi hanno sempre un po' colpito per vedere quello che gli alieni hanno fatto in passato. Una sono le pitture rupestri di Chattingham o sta praticamente nel nord-est dell'India. Sono delle pitture rupestri di circa 10.000 anni fa e rappresentano alieni, UFO e rapporti con i terrestri. Siamo nella regione del Bastar, in una zona situata a circa 130 km da Raipur. Il Dipartimento di Archeologia della Cultura Indiana praticamente ha messo in evidenza come queste scene di anche se vogliamo per certi versi di violenza riportate nelle pitture rupestri siano proprio legate alla fenomenologia di un'interazione del passato tra UFO e terrestri. Infatti si vede chiaramente come alcune persone, alcuni umani vengono portati in catene, potevano essere anche discorsi di abduction, potevano essere anche discorsi non solo di abduction, anche di omicidio sul posto, perché ci sono le raffigurazioni di alieni alti 2 o 3 metri, dai 2 ai 3 metri, che portavano via questi terrestri. Poi per finire, naturalmente perché mi piace, il discorso è sempre legato al nostro Musinè. Sul Musinè noi abbiamo il piccolo menhir, così come lo chiamiamo, che raffigura questo UFO, praticamente raffigura quasi un attacco di alieni, no? Almeno secondo Colosimo ne parla in questo senso. È localizzato nel comune di Casellette, dove c'è il Monte Musinè, e una quota circa di 520 metri, praticamente vicino al sentiero, no? Te lo ricordi quel sentiero dove si arriva? Questo menhir non è un menhir, tanto è meno di un metro e mezzo, però ci sono 3 coppelle e 5 figure antropomorfe e si vede proprio una scena di come se arrivasse un UFO dal cielo e interagisce in modo un po' violento con questi umani. Non è legato questo, non è tanto un discorso legato a Men in Black del passato o quant'altro, però mi sembra che in questi ultimi 50-60 anni si sia sviluppato tutta una serie di teorie legato molto di più a un discorso di, se vogliamo, scientista sull'esistenza degli alieni e un po' meno religioso. Mentre invece fino a un secolo fa c'era molto tipo di religione che investiva tutto questo discorso sugli alieni. Quindi la sfida, o una prossima, eventualmente un'altra puntata che possiamo fare, è proprio quella di cercare quello che può essere il rapporto tra miti e UFO in un continuum che ci può vedere tranquillamente parlare per tante trasmissioni. Bene, io comunque prendo la palla al balzo per chiudere qua la trasmissione. Voglio ricordare semplicemente che naturalmente su Shan Newspaper c'è un articolo di Giancarlo Barbadoro
UFO sì, UFO no, che è una retrospettiva sugli UFO, un articolo del 2012, e lo potete trovare come al solito su www.shan-delmeno-newspaper.com. E io a questo punto vi chiedo se volete mandare, se volete altre notizie in merito ai discorsi di cui parliamo con Gianluca, di mandare una mail a info@radiodreamland.it e, come al solito, un saluto da me e da Gianluca. Gianluca. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao.